Ho incominciato a 40 anni a fotografare. Scattavo fotografie orribili e piano piano, da un orribile a un meno orribile, mi sono accorta che io mi ero innamorata. Mi ero innamorata di quello che potevo esprimere con la macchina fotografica e che non riuscivo a esprimere scrivendo. Ho iniziato una storia proprio d'amore. Ma tu davvero mi hai insegnato? Lo dici che te l'hai insegnato? Fare con questa macchina. Non mi è piaciuto tanto fare la fotografa, raccontare le cose che avevo intorno, le cose che c'erano dentro di me. È stata, credo, una chance della mia vita, la macchina fotografica. Ho incominciato a realizzarmi, ad essere una persona. Prima non ero veramente una persona. La mia vita è stata buona. E sono contenta di essere ancora combattiva e di non chinare la testa davanti alle prepotenze, alle ingiustizie. C'è una bella foto da fare lì, il bambino con la testa nell'acqua. La fotografia per me è molto importante, mi commuove molto. Piano piano ho preso coscienza, è il lavoro che mi ha fatto vivere a contatto con questa realtà. Per causa della mafia e della corruzione politica c'era molta povertà. There's nothing with any money in it that the mafia won't touch. They run the illegal slaughterhouses where cattle is butchered against the law. They control the meat market. They raise and fix the prices. They're in the fish market, the fruit market, the greens market. They control the concessions for funerals, and there is profit even in the funerals of the poor. Even the cemeteries are controlled by the mafia, and for those who can't pay, there is no resting place. After 8 years, their bones are dug up to make room for those who have just died. In questo quartiere c'era un sacco di mafie, forse c'è ancora, ma era una mafia povera, la mafia quella che eseguiva i commerci dei capi e anche gli omicidi. In questo quartiere io ho fatto delle belle foto di donne, di bambini, belli, meravigliosi. Qua ho fotografato una donna con 3 bambini, di cui uno era un neonato. La madre era stanca, aveva pulito le scale. E nella notte un topo gli aveva mangiato un dito. Il bambino piangeva e lei dormiva. E il giorno dopo il bambino era senza dito.
Per me è molto particolare questa foto, anche perché qualche anno dopo che io la feci arrivò una telefonata da Torino dove era esposta. La direttrice mi disse: signora, può togliere dall'esposizione questa foto? Dico: perché? Ci è arrivata una ragazza con la scuola, ha riconosciuto sua madre ed è svenuta. E allora ha detto: certo, togliamo la fotografia. E l'ho tolta, naturalmente. Lei era una prostituta e questi erano suoi amici omosessuali. Ma fu ammazzata non perché fosse una prostituta, ma perché si era messa a spacciare droga. Non conosceva le regole della mafia, indubbiamente ha voluto fare di testa sua. Prima Letizia era un mito, era il caschetto rosso che si muoveva, che ondeggiava le manifestazioni e che sapevi si sarebbe sicuramente espressa portando scompiglio o con forza. Per me da piccola era questa figura potente che si muoveva e si distingueva dalla folla. Poi, quando mi sono ritrovata davanti alle stampe del suo archivio, lì veramente ho fatto un salto indietro pensando: queste io le vedevo da piccole avendone paura, invece adesso ho capito che non dovevo avere paura, che quella era la storia. Avere la stampa in mano è stato in automatico guardare Letizia e desiderare di non staccarmi più da lei. Grazie davvero. Sono stati periodi diversi, periodi in cui a tutto si univa la paura. Ma io non voglio pensare al dolore, non ci voglio pensare. Le foto mie di mafia, di morti ammazzati, di sangue. E allora ho pensato di bruciarle col fuoco, così. E veramente sentivo il rumore della plastica che si... Mi piaceva molto sognare questa cosa. Sognavo di bruciare i miei negativi, sognavo però... Non ho il diritto di bruciare niente, per cui voglio togliere loro quella bellezza che hanno per gli altri. Le voglio distruggere. I bambini sognano di diventare importanti e forse un killer per loro è un gioco, ma è anche una speranza di diventare potenti. Il killer è un simbolo. All of the boys hope that someday they can join the mafia. They want to be someone. They want others to look up to them and respect them.
alla cosa una giornata sola, un'aria serena roppa una tempesta, all'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa una giornata sola. La società era fatta dagli uomini e noi donne dovevamo dipendere dagli uomini. Io sono una bambina felice, penso di continuare la mia vita, mi affitto le biciclette, penso di correre per la città, di correre felice. Mi ricordo che mi mettevo i piedi sul manubrio. Arrivo a Palermo ed esco. Esco e alla prima uscita un uomo si esibisce, si masturba e io che non sapevo niente, proprio niente di niente, corro a casa disperata e dico: ma che succede, perché? Dopodiché non mi fanno più uscire da sola. Mi obbligarono a non vivere più, a non crescere. Rimasi bloccata e mio padre mi costrinse a stare a casa, mi tolse la libertà. Io avevo 10 anni e tutti i miei sogni caddero proprio spaccati per terra come una tazza che si frantuma. Chissà perché ci sono cose piccole, banali, che ci fanno soffrire tutta la vita. Ma l'uomo nero, che era brutto, l'uomo nero. Avere un padre che controlla la tua vita, che non ti puoi neanche affacciare al balcone se c'è un uomo lì, possibilmente. L'ossessione per mio padre o per i padri di quell'epoca era l'altro maschio, il maschio che poteva prendersi tua figlia. Mi mandano dalle suore, un collegio molto elegante dove facevamo l'inchino in 8 tempi. Dopodiché diventai quasi atea subito. Io credo che noi donne allora desiderassimo proprio tanto la libertà. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. L'ho incontrato per la strada. Era andato a comprare il latte, che ne so. E lui era benestante, stava bene, era più vecchio di me di 8 anni. Sembrò proprio un regalo. Sì, io mi sposo, sarò felice, avrò tanti bambini. Sarò libera. Scappai con lui. Io ero vergine e la zia venne a controllare i lenzuoli e mi disse:
sei a posto. Perché aveva trovato forse qualche macchietta rosa, che ne so. Sei a posto. Per cui lei comunicò a tutta la famiglia di lui che io ero vergine e che l'uomo forte... Perfetto. A 16 anni mi sposai, il primo che mi chiese il matrimonio. I bambini li ebbi e questo fu una cosa bellissima e vabbè, il matrimonio non fu molto felice. E il mio progetto era di continuare ad andare a scuola. Il mio marito non volle. Non mi bastava essere mamma, essere moglie. Se lui mi avesse permesso di continuare a studiare, ma lui pensava che non era giusto per una donna giovane. Poi incominciai a stare male. A stare male psichicamente. Cioè ebbi come una specie di infarto, che la mia energia non riusciva a uscire. Sono successe cose molto violente, molto drammatiche, perché un uomo quando vede che la donna che ama, che gli piace, se vuole andare, reagisce molto male. Dopodiché io vado in Svizzera, in questa clinica, dove mi dicono che devo rimanere chiusa per 2 anni perché sto male. E così diventai una donna inquieta. Io incominciai a guardare altri uomini, incontrare un uomo, 2 uomini, 50 uomini. Era una lotta di affermazione. Di essere una persona che esisteva, che voleva, che cercava e che non si accontentava. Letizia era bella e attirava gli uomini come la carta moschicida attira le mosche. E io mi ricordo che camminavamo uno sul marciapiede e uno sull'altro per non farci vedere insieme, per evitare pettegolezzi. E quindi molte volte io passavo dopo che qualcuno l'aveva vista, la guardavano, aveva un andamento molto dinoccolato e quindi avanzava e tutti facevano anche dei commenti un po' spinti quando passava. E mi ricordo una volta di essere passato uno che mi aveva dato molto fastidio e di avergli dato una spallata. Cioè avrei fatto pugni. Allora senti. Senti, quanti anni? 20 anni. Io stavo per compiere 20 anni. Avevi ancora 19. Io ero la gran troia. No, non so. Insomma, quanti anni avevo? Ne avevi 32. Come stai? Ciao, non sei entrato? Ti cercavo tra il pubblico. Scusami, ho fatto tardi. Ci siamo conosciuti a Roma. Una sera arrivano Letizia con le ragazzine, tutte quante insieme. E insomma, io e Letizia abbiamo cominciato a guardarci. E abbiamo avuto subito una simpatia, abbiamo anche fatto un viaggio insieme. Io sono ritornato a Palermo insieme a loro. E fu in macchina che abbiamo cominciato a passarci le sigarette. E il primo contatto è stato attraverso l'umido della sigaretta. E poi abbiamo anche cominciato a toccarci le mani di nascosto dagli altri. Insomma, è stato un viaggio molto,
complicato. E poi è stata lei a un certo punto che ha preso l'iniziativa, aveva visto che io traccheggiavo. È stata lei che ha aiutato la relazione. Io ho cominciato a vederci nascosto. Io ero pazzamente geloso perché lei viveva con il marito, facevano delle cose insieme, avevano una casa a Solanto, andavano in vacanza lì. Io arrivavo di notte, quando il marito ancora dormiva, lei usciva, ci vedevamo un momento in terrazza, insomma, molto, molto difficile questa cosa. Le mie figlie erano cresciute e io volevo cambiare la mia vita, volevo andarmene e basta. Io avevo incominciato a impormi, volevo lavorare. E mi presentai al giornale L'Ora come giornalista. E la fortuna fu che mi presentai in agosto, che in agosto i giornalisti sono in vacanza, qui avevano bisogno come il pane di qualcuno che facesse cose, proposi delle cose, articoli, tutta pagina, bellissimi. Mi ricordo che non avevamo abbastanza, lui non aveva una macchina fotografica, aveva l'esposimetro, perché ce la dividevamo la macchina fotografica. Questo non aveva l'obiettivo, guarda, perché ce le prendevamo anche lui, senza obiettivo, guarda. Cominciai a capire piano piano che la fotografia mi piaceva più della scrittura, che il giornalismo non era quello che io volevo fare. Con la fotografia sentii che io potevo raccontare anche me stessa. Lo sentii, non lo capii molto, però sentii che era qualcosa in cui potevo esprimermi. Letizia da ragazza era bellissima, cioè era davvero molto bella. Ed era una di queste bellezze che era intanto un po' sfrontata. Una delle prime volte che ho visto Letizia al giornale L'Ora, questa donna che era bionda, che aveva una storia in questa città. Era accaduto questo evento che tutti conosciamo. Immaginati, il marito fa questo gesto che la trova a letto con il giovane amante. E spara un colpo di pistola senza ucciderlo, per fortuna. Per un po' la vita di Letizia precipita in una specie di tempesta, è shakespeariana la vicenda, se vuoi. E lei improvvisamente scopre la vera forza trainante della sua vita. Ero felice di lavorare per il giornale L'Ora, di fare la fotografa. Ero la prima fotografa in Italia che lavorasse per un quotidiano. Quindi ero fiera, cercavo di fare il mio dovere bene. Subito però, naturalmente, non ci pensavo alla mafia, non ci pensavo. Pensavo che avrei fotografato i bambini, le donne, le strade, tutto, ma non pensavo alla mafia. Invece subito, dopo forse 3 giorni, ci fu il primo omicidio. E il primo omicidio ti rimane in testa forte, forte, forte. Quando ci dissero correte, c'è un omicidio in una campagna, proprio incominciai a tremare, proprio un morto, già che i morti non avevo avuto. E comunque arrivammo sul posto ed era un morto che era lì da qualche giorno, per cui l'odore era terribile. C'era un ulivo e il vento portava questi odori, era
E allora tu dici, ma ora si muove, ora si muove. Invece non si muoveva proprio più per niente. E così incominciò tutta una storia durata 19 anni dentro il quotidiano L'Ora a Palermo. Io uscivo con la macchina fotografica, la polizia, i carabinieri, tutti mi spostavano sempre, fino a che mi misi a gridare, mi misi a imbarazzare. Dicevo, la RAI passa, la televisione passa, i maschi passano, io perché no? Sino a che poi occupai con rispetto lo spazio dei fotografi. In una mattina ci sono stati 3 o 4 omicidi, ne succedeva continuamente. Ma io a un certo punto mi sono anche bloccato in città. E devo dire che anche il fatto che noi non stavamo più insieme poi ha creato una... Cioè la distanza tra di noi e il continuare comunque a lavorare insieme ha creato una situazione difficile. E io che sono qua, siciliana, messa qua, dopo 50 anni... Anche tu volevi andare via. Io volevo sempre andare via, no. Sempre, però non sono andata via. Dopo 50 anni che ci conosciamo, ora che siamo io e te? Perché ma certe volte io mi sono molto emozionata a incontrarti. Ma anch'io mi emoziono a incontrarti. Ma io mi domando... Ma io ho molte volte anche desiderio di stare con te, di stare, di dormire con te, di abbracciarti, di... capisci? Sì, però non c'è questa cosa, va bene. Magari lo facciamo, ecco. Una volta di nascosto. Non lo diciamo a nessuno, ma... Che cosa rimane di una grande... perché per me è stata una grande storia. Cosa rimane? Cosa rimane? Cioè... Beh, rimaniamo intanto... Rimaniamo noi. Intanto rimaniamo noi. Rimaniamo noi, cioè noi continuiamo a incontrarci. Abbiamo relazioni, abbiamo... C'è un... Siamo famiglia. Non abbiamo bruciato tutto, no? No, siamo famiglia. Va bene, ok. Veri amori. Ma non lo so più cos'è il vero amore, non lo so. Poi le cose finiscono, le cose finiscono. L'amore è una cosa, una bugia. L'amore è un imbroglio. È un imbroglio. Perché se fosse amore non finirebbe mai.
Io arrivai a Palermo, avevo 22 anni, Letizia ne aveva 40. Per me l'idea che lei avesse 18 anni più di me non aveva nessuna influenza nelle mie decisioni. Letizia! Ciao! Ciao! Davanti alla telecamera. Siedi, accomodati. Che ora poi facciamo... Io non la conoscevo questa casa qua. No? Allora fai un giro, fai un giro. Ma è grandissima. Come ti è sembrata Palermo? Struggente sempre, un po'. Struggente? Struggente, sì. Perché sei venuto per la manifestazione? Perché... perché cioè, ci sono delle cose che cambiano, cose che mi ricordano tutta la vita che ho fatto a Palermo. Quindi si mescola un po' questo sentimento con la mia vita personale. Cioè, ricordo quei momenti, si rinnova. Cioè. Sette volte 5 omicidi in un giorno, una volta 7 tutti in un posto. Non era mai successo una mattanza simile, una violenza simile, una guerra civile avevamo qui a Palermo. In un anno forse ammazzarono una volta 1000 qualcosa di persone. Sono stati anni proprio, proprio dolorosissimi, perché ogni mese, ogni anno che passava percepivi questa pesantezza, questa minaccia. E poi uno dietro l'altro e noi dicevamo non è possibile, è troppo forte quello che sta avvenendo. Così difficile, così doloroso. Cioè c'era un'atmosfera cupa nella città. Ogni volta che uscivo dicevo può essere che ora mi sparo. Ti abitui, non lo so, ti adatti e l'accetti. Ho avuto pure le macchine fotografiche rotte. Mi hanno sputato. Mi hanno minacciato per telefono di morte, mi hanno scritto lettere anonime. Io penso che è stata una cosa bella essere un poco pazzi, perché questo ti dà forse un po' di coraggio. Cioè, lo vedo, io sono una persona coraggiosa, lo vedo, lo vedo. Si ha paura di che cosa? Di quello che non si conosce? Di morire? È ovvio che c'era una presa di rischio nel momento in cui ci esponevamo, soprattutto durante i funerali. E ovviamente ai funerali del mafioso c'era i parenti, i compari, i quali assolutamente non avevo nessuna volontà di ammettere che ci fossero dei giornalisti, dei fotografi, eccetera. Allora, il fotografo è identificato. Nel momento del funerale sanno benissimo chi sei, ti vedono, ti identificano, la minaccia gli diventa molto più violenta, efficace e pericolosa.
prepari il fuoco, la distanza, i tempi, tutto, e poi dai un colpo di tosse. Così non si sente lo scatto. Per la prima volta la mafia, per diversità di interessi, si divide in due fazioni. La banda della giovane mafia fa capo a Luciano Liggio, accusato di numerosi omicidi. Liggio è latitante da 14 anni. Luciano Liggio, la primula rossa della mafia, la sua imprendibilità era diventata un mito. Oggi un altro mito è caduto. Vuole che mi alza, bravo. Senta, volevo chiedere, sono in tanti a sostenere che lei, sin dal suo arresto da parte della Guardia di Finanza nel 75, continua a dirigere, dicono, dal carcere la famiglia dei Corleonesi, attraverso, dicono, anche i suoi fidati Salvatore Rino e Bernardo Provenzano. Lei lo sa chi lo dice, quindi. Con quale canale? Con quali mezzi? Io mi ricordo che Luciano Liggio disse vieni. Io questa foto di lui che fa vieni, con lo sguardo così, così vieni che ti faccio festa. Pensa tu come si sentivano loro a essere fotografati da una donna, non solo a essere fotografati, ma da una donna. Questi mafiosi di quell'epoca erano così pieni della loro autorità. Io ricordo Luciano Liggio, quando entrò per la prima volta in tribunale, cioè il poliziotto sembrava il criminale, c'era lui che portava avanti il suo corpo, erano in catene tutti. Lui va così avanti, a testa alta, che sembra proprio il padrone del tribunale. Io tremavo, ho solo uno scatto un poco fermo, poi ho tutte le fotografie che tremo, proprio tremo. No, di paura, di emozione, perché questi boss davano una sensazione di potere crudele e tu li stavi sfidando. E io tremavo, io sentivo che stavo facendo una cosa che se lui poteva mi avrebbe ammazzato. Liggio è un bandito, cioè un killer. È uno che uccide, è uno che fa tutto da solo, è uno che non ha lasciato mai tracce, mai testimonianze, mai testimoni vivi. I primi anni erano un po' dei mafiosi che si ammazzavano fra di loro, ma subito incominciarono a ammazzare gli uomini delle istituzioni. Nessuno ha visto in tutta questa strada questi tre uomini che spararono contro il procuratore Scaglione. No? È possibile che nessuno abbia visto? Ma gli spari li sentì dal letto? Due le ha sentite che mi credeva che sparavano l'uccello, come al solito che certe volte sparano. E poi basta, non ho sentito più niente. Era qui quella mattina? Sì. Ah sì, qui, certo. E dove era la finestra? Ma no, qua è affacciata. Era a letto, che era ammalata. Di solito io sono ammalata di letto. Avevano prima ammazzato il giudice Scaglione e poi uno dietro l'altro e noi dicevamo non è possibile quello che sta avvenendo. Avevamo una radio collegata con la polizia e allora noi correvamo di corsa o con una Vespa o con un taxi. Quando ammazzarono il giudice Gaetano Costa era vicino al giornale L'Ora. Ricordo ancora la corsa affannosa con le macchine fotografiche che ballavano. Arrivavamo lì e lui sembrava morto, non era morto Gaetano Costa. Però credevano che fosse morto. Tutto era drammatico. Furono anni drammatici che proprio hanno lasciato ferite forti. E una vita non per noi, fotografi, giornalisti, poliziotti, carabinieri. La vita non è più stata, è cambiata, un'altra vita.
non si può essere più felici veramente se hai vissuto tutto questo orrore, tutto questo dolore di quelli che rimangono. Condividere il dolore con una macchina fotografica imbarazzante. Amavi questa gente, però dovevi fotografarla. Era molto complicato fare capire che era per amore che fotografavo. Guardo il mio archivio e dico, ma io non mi ricordo questa, e c'è scritto Letizia. Non mi ricordo di avere fatto certe foto. La morte non la considero un rischio, il rischio lo corre chi fa del male, non quello che lo riceve, perché questa è una teoria sbagliata, che se molte persone capissero che il male resta a chi vive e non a chi muore, si evitassero di fare del male. E se un altro tenta di pestarmi i piedi, non mi piace. E quando se ne ha male che cosa fa? Niente, non mi piace, le dico di smetterla, che non l'accetto questo discorso. E se non smette? E se non smette gli pisto il suo, è normale. O che dice, facciamo fatta, lei che fa? Quello che dice Gesù Cristo, se uno gli dà lo schiaffo ci mette la guancia così. E a guancia dove, non sei io se dovevo dare la guancia sempre a ognuno che muore dare lo schiaffo. Quanto guancia dovrei avere per tutti questi molluschi che credono di diventare uomini accanendosi su di me? Perché la maggioranza di questi che si accanisce su di me sono l'ultimo anello fangoso della società. Molluschi, chi è pederasta, chi è licenziato dalla moglie, chi è... Allora credono di diventare duri, diventare uomini scagliandosi sul legge, ma è possibile. Corleone è un grosso centro agricolo a 60 km da Palermo. 15.000 abitanti, 4.000 analfabeti, 3.000 disoccupati. Qui una presenza invisibile e temuta sembra paralizzare ogni cosa. Purtroppo la storia di Corleone, più che nelle strade, si può leggere sulle lapidi del cimitero. Nessuno ha mai contato il numero degli scomparsi. Se un uomo scompare, la famiglia spesso non si rivolge alla polizia perché lo ricerchi. La famiglia tace, tutti tacciono. Questa è la legge della mafia. Ed è anche questa la miseria di Corleone. Una volta feci una mostra di tutte le mie fotografie sulla mafia a Corleone, un giorno di domenica a Corleone, dove tutti camminavano, passeggiavano, uomini, più che altro uomini e qualche donna, portammo queste foto. C'erano i mafiosi di Corleone arrestati, Luciano Liggio, eccetera, eccetera. Fu molto pesante perché sentimmo subito la reazione della gente che aveva paura, che si chiama omertà, secondo me è paura. Sparirono tutti dalla piazza e rimanemmo noi soli con le nostre fotografie. Vi è stato molto difficile allestire questa mostra? Ma allestire la mostra è il meno, cioè la parte meno faticosa. Questa mostra è il risultato di 5 anni di lavoro a Palermo. Siamo fotoreporter di un quotidiano, L'Ora di Palermo. E lo spazio che ci dà il giornale non ci basta per dire le cose che vogliamo. Avete trovato difficoltà nelle autorità, permessi, cose di questo genere? Non abbiamo trovato nessuna difficoltà, noi avevamo paura. Avete dovuto superare questa paura? Sì, avevamo paura perché il momento, io personalmente sento che il momento è drammatico, io me lo sento sulla pelle, mi sento sulla pelle questa violenza, anche perché noi con questo lavoro siamo testimoni di sopruso, di violenza, di corruzione, per cui avevamo paura a farla.
ci fu un periodo in cui, quando tornavamo a casa, facevamo due volte il giro intorno all'isolato prima di posteggiare la macchina, se arrivavamo in macchina o in moto, e per vedere se c'era qualcuno fermo dentro una macchina che aspettava, eccetera, se c'era qualche cosa di sospetto. Era difficile poi ritrovarsi semplicemente come possono ritrovarsi due amanti. Eravamo distrutti, eravamo... spesso ci abbracciavamo e ci addormentavamo molto, molto tristi, molto delusi. Questa è tua. Questa è tua. Sì. Questa era mia, quindi... Sì. No, no. Sì. Chi c'è mia? Questa è mia. Si logora il rapporto personale. Poi io credo che era finito il giornale L'Ora. Io facevo la politica. Sicuramente c'erano rapporti meno. Io davo meno. E poi era da 19, 18 anni che stavamo insieme. Lui sicuramente voleva altro. Io l'ho sentito e ho pianto, mi sono dispiaciuta, ma lui aveva un'età per cui doveva ancora esplorare, per cui è andata così, ma non c'era ancora, non c'è... Io ho fatto mai una scenata perché te ne sei andato, no. No, c'è abbiamo stato molto dolore, molta... Molto, abbiamo pianto. E... Ci diciamo ciao, ci salutiamo. Salutiamoci, dai. Allora. Tentavo di superare il mio dolore per Franco. Dovevo ricostruirmi. In realtà mi sono ricostruita da sola. Ogni volta a guardare tre negativi tra le stampe, sangue, 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 ho pensato che dovevo fare di più, che dovevo impegnarmi di più e io decisi di non di lasciare la fotografia, ma di fare la politica, di entrare in politica perché penso che sia molto importante una buona classe politica. Io non ero niente, non avevo nessun valore, ma ero una persona pulita, onesta, donna. Io volevo costruire una società migliore. Letizia Battaglia, assessore comunale di Palermo alla vivibilità umana, assessore verde. Colgo l'occasione per fare un appello ai ragazzi che si drogano. Se i ragazzi smettessero, è molto difficile, lo so, io ho avuto una figlia drogata, lo so quanto è difficile, però mia figlia ce l'ha fatta. Se loro smettessero, non ci sarebbe più questo traffico e questa delinquenza, questa violenza intorno. Una donna che è così inquieta, qualche danno l'ha fatto verso le figlie. Il rapporto con le figlie è complesso, è complicato, è uno dei più drammatici che ci sia. E non si è mai abbastanza bravi, non si dà mai abbastanza. O anche non si riceve abbastanza. È drammatico. Sono cose che si potrebbero esaminare, però non è il caso. Essere deputato fu il periodo più brutto della mia vita. Umiliante, non facevo niente, prendevo un sacco di soldi ogni mese. Tutto veniva deciso in altri luoghi. La mafia c'era ancora. Fuori!
The Port of Justice in Palermo, known as the Bunker. These are the people who are out to bust the Sicilian Mafia. They are given the same protection offered any general going to war. And it is war. A battle that is turning in favor of the forces of law and order. The hunt is on. Supplied with names, police are searching for more than 100 gang members who were forced into hiding. So far, there have been more than 100 arrests. Judges, politicians, a doctor, even a police official. Investigating Judge Giovanni Falcone may have the most dangerous job in Italy. He is forced to work behind steel doors. Noi amammo molto Falcone, lo amavamo moltissimo. Lo vedevamo come un eroe moderno. Falcone diceva, segui i soldi e troverai la mafia. Fu solo così che riuscì a incriminare centinaia di mafiosi. Siete ora collegati in diretta con l'Aula Bunker di Palermo. Vediamo subito le immagini in diretta che ci arrivano dall'Aula. Tre ore fa è cominciato appunto il primo dei grandi processi alla mafia. Atto primo, l'appello dei 474 imputati e la costituzione delle parti. Tra gli imputati di maggior spicco, dovreste adesso vederlo, c'è qualche problema in questi collegamenti, ma dovremmo, eccolo qua, c'è Luciano Liggio, 61 anni, trascorsi tra il carcere e la latitanza. Non ci sono mai voluto andare, eppure era mio dovere di fotografo andarci, ma io non andai. Io non volevo avere l'orrore davanti. C'erano centinaia di mafiosi messi lì dietro. Non li volevo incontrare più. L'arrivo di Tommaso Buscetta ribalta i piani degli imputati. Buscetta, chiamato il boss dei due mondi per le lunghe permanenze in America, con le sue 400 pagine di interrogatorio ha dato un colpo gravissimo a Cosa Nostra. Al giudice istruttore Giovanni Falcone ha raccontato storie e segreti della mafia. La deposizione di un capo da 40 anni in contatto con tutti i vertici delle famiglie mafiose. La commissione da chi è composta? La commissione è composta da tutti i capi mandamenti. Da tutti i capi mandamenti? Che viene eletto da tre famiglie. E tra l'altro questo controllo comporta anche un controllo sugli omicidi. Senz'altro. Non si può commettere un omicidio senza che la commissione non lo sappia. Nessun rappresentante si arbitrerà di ammazzare una persona senza essersi rivolto al suo capomandamento, che lo farà presente in commissione. Dal 77 sono stato, oppure non avendo nessun merito, sempre messo in isolamento e nei carceri di rigore. Quindi non vedo come abbia potuto fare per comunicare con qualcuno, per ordinare queste accuse assurde che lei mi contesta. Il nome è del popolo italiano. La Corte d'Assise prima di Palermo, visti gli articoli di legge, dichiara Agata Maiano, Alberti Gerlando, 9.47, Alfano Paolo, Bono Alfredo, Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Canisaro Francesco, Canisaro Umberto, Castronuovo Francesco. At high speed, the judge reeled off sentence after sentence, totaling 2,600 years for 338 now convicted mafia members. The sentences from the jury are stiff. The prosecutors got most of what they asked for. Defendants in their cages were subdued, stunned, as they were found guilty of murder, drug trafficking, extortion. 315 dell'80. Tre giorni per appellare, l'udienza è tutta. Penso che un sogno parassido non volverà mai. E mi pintava le mani e la cara da sole.
Totorina, che era capo della mafia di Corleone, mentre era ancora latitante, diventò pazzo per l'ergastolo che aveva ricevuto al processo e così si preparò a organizzare una vendetta terribile contro Palermo e i nostri giudici. Gli alleati di Rina, i politici del governo, iniziarono a tramare loro stessi contro Falcone. La sua scorta fu ridotta e lui rimase solo, esposto più che mai al pericolo. Ma lo Stato merita un tale sacrificio. Per quale idea dello Stato lei sta lottando? Ma non credo che ce ne siano diverse idee dello Stato. Più che lo Stato, io direi che è la società, di cui lo Stato non è altro che un'espressione. Ma sta lottando per che tipo di società? Per quel tipo di società che noi tutti vorremmo che ci fosse, cioè una società in cui fenomeni di questo genere non dovrebbero esserci. Era molto attaccato, molto. Voi non immaginate come la stampa cittadina, ma anche nazionale, infierisse contro di lui. Io dicevo, fatti fare una foto buona. Lui dice, io non imposa niente, perché mi accusano di protagonismo. Dice, quando passo mi fai una foto. Non l'ho incontrato solo come fotografa, perché qua, nell'ultima parte della sua vita io ero deputato, per cui mi ricordo che andammo a fargli visita ufficiale e fu molto carino, lui era molto carino. Noi continuavamo a dire a Falcone ti ammazzeranno e lui rispondeva non vi preoccupate, se muoio io altri prenderanno il mio posto. Era domenica, io ero da mia madre, che ogni domenica andavo da mia madre perché era ammalata. Tutto un tratto c'era la televisione accesa, interruppero i programmi e dissero è successo qualcosa in autostrada. Chiamai subito Franco Zecchini e gli dissi è successo questa cosa, andate. Io non andai. Io non ebbi la forza di andare, non volli andare, e chiamai un taxi e mi feci portare al pronto soccorso, perché dissero è ferito, non dissero che era morto. Poi morì forse in macchina, in auto, ma era ancora vivo. E aspettai per ore all'impiedi che arrivasse Falcone e anche sua moglie, che poi morì pure lei. Attentato a Palermo contro Giovanni Falcone. La mafia lo ha ucciso. È stato ucciso da una bomba fatta esplodere mentre transitava in una galleria dell'autostrada. Uccisi anche alcuni uomini della scorta. Gravemente ferita la moglie. Buonasera, hanno ammazzato Giovanni Falcone. Hanno ammazzato il giudice che aveva fatto della lotta alla mafia la ragione della sua vita. Giovanni Falcone, candidato a ricoprire l'incarico di super procuratore, era anche il magistrato più scortato d'Italia. E per eliminarlo questo pomeriggio gli uomini di Cosa Nostra non hanno esitato a compiere una strage.
raccogliendo financo. Tra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone. Pensai che si trattava di un appuntamento rinviato. Io non volevo più fotografare, non volevo più raccontare storie di sangue. Poi Falcone io lo amavo tanto, era una di quelle persone brave, persone... E io non volevo fotografarlo ammazzato, questo è il punto. Naturalmente oggi dico, ma perché non l'ho fotografato? Continuamente, proprio se ci penso, ma perché mi fate pensare queste cose? Io no, non voglio pensarci, perché mi accorgo veramente che se ci penso non sono mai stata in pace, mai. Però questa è stata la mia vita. E la mia vita è stata una lotta senza saperlo. Vergogna, vergogna, sono questi studenti e la gente, sono i colleghi di Antonio, Vito, Rocco, Buffoni. A stento riescono a trattenere la gente. Costa. Ecco la vedova. Vedova della gente, Vito Schifani. Schisano che parla. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio per... Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Se avete il coraggio di cambiare, loro non vogliono cambiare, loro non cambiano, non hanno il coraggio. Rosaria Schifani, suo marito era agente di scorta di Giovanni Falcone. Lei ha gridato nella chiesa durante il funerale: mafiosi, inginocchiatevi, chiedete perdono. Io ho avuto la fortuna da ragazzo di conoscere, di essere amico d'infanzia del collega Falcone, col quale abitavamo a pochi passi di distanza. Ci siamo ritrovati in questo gruppo di colleghi che si occupavano della criminalità mafiosa, che se non ci fossero stati questi rapporti di amicizia, il lavoro ne avrebbe risentito, perché non so quanti di noi avrebbero
continuato sino a, sino ad ora. Io non lo dimenticherò mai. L'aula enorme piena di gente, in fondo c'era un uomo che andava avanti e indietro, con la testa china. Questo era Paolo Borsellino. Solo, solo, avanti e indietro, avanti. Non vedeva più niente, avanti e indietro, avanti. La mia vita è cambiata innanzitutto perché dalla morte di questo mio vecchio amico e compagno di lavoro è chiaro che io sono rimasto particolarmente scosso e sono ancora impegnato ad un mese di distanza a recuperare, vorrei dire, tutte le mie possibilità operative sulle quali il dolore ha inciso in modo enorme. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare. Apocalisse, a due mesi dalla strage di Capaci, dalla morte del giudice Falcone, della moglie e dei tre agenti di scorta, la mafia torna a colpire. Questa volta nel mirino è finito il procuratore aggiunto Paolo Borsellino. Speriamo veramente che l'attentato non abbia ottenuto il suo scopo per quanto riguarda chi era nel mirino, cioè il giudice Paolo Borsellino, mentre purtroppo, sappiamo già, c'è conferma, ci sono almeno 4 persone che sono rimaste uccise. Salvo, hai ulteriori notizie? Sì, direttore, la conferma è avvenuta. Il cadavere che c'è davanti alla portineria è proprio quello di Paolo Borsellino. Il magistrato è stato preso violentemente, è stato investito violentemente dall'esplosione. Il suo corpo, quello che resta del suo corpo, è stato trovato adesso dai carabinieri davanti il suo portone. Gli ufficiali dei carabinieri mi stanno dicendo in questo momento che il cadavere che c'è davanti la portineria della madre di Paolo Borsellino, appunto il cadavere di Paolo Borsellino, è proprio suo, insomma è lui. Era un giorno di domenica ed ero sempre da mia madre. Quando c'è un grande fragore. E la bomba si sentì, lo so, noi la sentimmo. Chiamai un taxi e mi trovai davanti il luogo. Era, ricordo, i corpi per terra a pezzi. Di Borsellino c'era la pancia. Io non potevo fotografare la pancia, io avevo la macchina fotografica, ero là. Non ho fatto neanche la foto dell'automobile che c'era sopra l'albero, era volata, giùm, una automobile. Ecco, le foto che non ho fatto sono quelle che mi fanno più male, mi fanno male.
perché non le ho fatte. Mi mancano, mi mancano. È come se avessi mancato loro di rispetto, non lo so, di... Non lo so, insomma è andata così e non... E così questa città si svegliò da un sogno cupo durato non so quanti secoli. La gente non ne poteva più. La gente siciliana voleva un cammino onesto e senza mafia. Io sono proibito di andare in chiesa, non l'ho capito se io sono proibito di andare in chiesa. Noi siamo gente onesta e vogliamo onorare i nostri morti, i morti che anche loro provocano soprattutto. Questi sono i nostri morti, sono morti per noi che siamo persone oneste e per bene. E quindi noi abbiamo diritto di andare a onorare i nostri morti. Cerimonia funebre. Ritorna a prevalere l'emozione. Il Presidente della Repubblica è stretto da una morsa. Il capo della polizia fatica a trattenere gli agenti. Si allontanano a fatica. È un momento difficilissimo, un momento tremendo. Si allontanano a passo di corsa. Poco fa erano stretti tutti insieme intorno all'altare, in un cerchio silenzioso e raccolto. Adesso l'atmosfera è cambiata. Quella che conta è farsi sentire importante. Domani dobbiamo essere in tante che noi possiamo dire a queste persone: siamo di più noi, siamo la maggioranza proprio numerica dell'Italia. Dovete, avete finito di fare i vostri comodi, dovete andarvene. No more weeping on wailing, no more weeping on wailing, no more weeping on.
Salvatore è stato catturato dai carabinieri questa mattina a Palermo. Il dottor Riina è no. Eravamo tutti scioccati quando abbiamo visto Totolina per la prima volta. Un cafone sciatto, vestito male, responsabile dell'omicidio di Falcone e Borsellino. Lui, questo cafone, aveva devastato la nostra vita, la nostra terra. Riina Salvatore fu Giovanni. Nato il 16-11-1930 a Corleone. Ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra? Guardasse che io sono avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. La domanda è se riconosce l'esistenza. Se ne ha sentito parlare. No, non ho sentito parlare. Qua dovete vedere più in alto, dovete cercare altrove, non dovete cercare in me, in Salvatore Riina. Un povero agricoltore e poi si è dato da fare per campare la famiglia a lavorare. On February the 3rd, a dawn raid by the military police revealed Italy's biggest and most incriminating embarrassment, the home in the heart of Palermo of Salvatore Riina, the head of the most powerful organized crime network in the world, the Mafia. The man who'd been wanted by police for 23 years, the godfather himself, had been living comfortably here with his wife and four children, surrounded by eyes that saw nothing, until his sudden arrest on January the 15th. Lo potevano arrestare prima, fermarlo. L'hanno arrestato quando hanno voluto. Faceva parte di un imbroglio. Lui comandava lo stesso dentro il carcere. Lui comandava. Sono foto che detesto, sono foto insopportabili, ecco, sono insopportabili, è come un macigno che ho sulle spalle. Questo è un bambino che è stato ammazzato perché aveva visto uccidere il padre. Era con il padre in una pompa di benzina, il padre fu ammazzato, siccome forse lui riconobbe gli assassini, lo hanno ammazzato. Ed era la prima volta che ho visto un bambino morto, ammazzato. Ammazzato come un cane. I mafiosi si considerano uomini d'onore, parlano dell'onore, ma quale onore? Se poi arrivano a uccidere bambini, donne. La paura non deve condizionarci, non deve. La paura è un lusso. Io non posso avere paura, noi non dobbiamo avere paura. Io mi sento libera, perché sono libera dentro. Non dobbiamo arrenderci a uomini vigliacchi che uccidono nell'ombra. Il capo della mafia di Corleone, il boss dei boss, era Bernardo Provenzano, nascosto per 42 anni e nessuno lo trovava mai.
non ha mai posseduto un cellulare, non ne ha mai utilizzato uno. Per comunicare usa un sistema antico, quello dei pizzini, cioè dei fogli di carta su cui ci sono scritte delle informazioni. I pizzini passano di mano in mano, di città in città. Un sistema lento ma efficace. Un sistema inventato da un vero genio del male. Bernardo Provenzano alla fine sembrava un vecchio uomo fragile, aveva un sorriso così crudele, crudele. Ma ho visto sorrisi come il suo prima. Sono persone che non si arrendono mai. Molti mafiosi conducono una vita difficile. Nascosti, i loro soldi non se li godono, però hanno il potere. E in siciliano lo sai come si dice? Un fumannare è meglio che fottere. Immagino una Sicilia senza la mafia, io la sogno, io la piango, vorrei poterla vedere. Io credo molto nella generazione futura, moltissimo. E credo moltissimo a quello che possono fare questi bambini di oggi. Il riconoscimento è una cosa bella, il successo mi affatica, preferisco l'amore. Pensavo che avevo finito di avere l'amore. Per 20 anni sono stata tranquilla, serena, nessuno mi voleva bene, nessuno mi diceva una parola gentile o mi dava pace e sono stata sola, tranquillamente. Recentemente, da un po' di mesi, ho un amico. È abbastanza stupefacente che io abbia con lui una storia, perché abbiamo una storia. Quando lui è nato, io avevo 38 anni, già ne avevo viste tante. Roberto ama i trans e i travestiti, queste sono le sue passioni, ma tra le sue passioni ci sono pure io. Non volevo una relazione con un uomo che implicasse anche il sesso. Anche se io credo che la nostra relazione sia anche sessuale, ma non vissuta. La sua testa mi interessa, è lì che è nato tutto. Quando io ho visto le sue foto, a me hanno fatto molta paura, perché non lo conoscevo, non sapevo niente. Ho visto queste foto e mi è sembrato di precipitare dentro un mondo che mi era sconosciuto. Non è facile nemmeno da spiegare a tutti, perché tanta gente si fa delle domande
perché io sono una persona che dal nulla arriva in questa situazione nella vita di Letizia e tutti si chiedono: ma chi è questa persona? Anche per me ci vuole coraggio a stare vicino a Roberto. Tu sì. Immagina cosa pensano gli altri. Ok. Lo pensano. Sì. È stato difficile, nessuno osa dirmi niente dell'ambiente degli amici, ma io lo vedo i loro sguardi. Giovanna, leva. Leva, 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 dai. Dai. Vai. Passa con la col vestito così. Passa. Ferma. Ferma. Non ho sensi di colpa. Sicuramente il mio comportamento può non essere piaciuto a un figlio, a un amante, a un amico, ma io non sono colpevole di niente. Io ho portato avanti un lavoro, un impegno, e questo è già tanto. Però non mi rompono i coglioni gli altri, che io voglio continuare a vivere sino a che io respiro. Sento una potenza nella mia testa che non ho mai avuto. Mi sento forte, potente. Io trovo che è bello avere questa età, è bello. E che non mi manca niente. E che sono lucida. E non temo neanche la fine. Non temo niente, sono così forte che non temo neanche la fine. Oh.